straniera nel giornale della sera. Ari, vieni qua, corri. A Montemurlo il carnevale è anche d'estate. In un tratto di via Montalese, carri, coriandoli e mascherine hanno colorato una serata di luglio che ha visto una grande partecipazione. È il secondo anno che viene proposta questa iniziativa, che è promossa dall'Associazione Borgo della Rocca dal Circolo Gino Gelli di Bagnolo con il patrocinio del Comune di Montemurlo. Il carnevale estivo com'è nato? Beh, è nato l'anno scorso con il fatto che la terza sfilata del carnevale in epoca normale è andata male per il maltempo e allora si è deciso di recuperare la sfilata facendola d'estate. E quest'anno avete deciso di replicare perché? Visto il successo assolutamente inaspettato dell'anno scorso abbiamo deciso di rifarla. E Borgo della Rocca cos'è? È un'associazione che fondata nel 2014, ha le sue radici nella consulta delle associazioni ed ancora prima negli anni 90 con la Montemurlo in Alto. Lo scopo istituzionale è quello del recupero del Borgo della Rocca e quindi della chiesa, di tutto ciò che c'è intorno, dei giardini che ci sono a fianco e la pubblicizzazione di questo territorio nostro nel suo insieme. Una serata come questa serve allora anche a raccogliere fondi per i vostri obiettivi? Naturalmente, questa come la festa dell'olio che è la nostra festa più importante o altre feste che facciamo servono tutte a raccogliere fondi per i scopi istituzionali e quindi tutti i restauri che sono stati fatti all'interno della Pieve di opere anche molto importanti, molto famose anche come la croce, come il quadro dello Stradano, sono stati utilizzati questi fondi.